Questi sono due panini del McDonald's, mentre questo sono io, che non mangio da 12 ore. Perciò quest'oggi il mio destino sarà del tutto affidato a Ferro, dato che per ogni kill che farò in partita avrò a disposizione 30 secondi, nei quali dovrò cercare di mangiare il più possibile, perché una volta scaduto il tempo non potrò più farlo. Beh, come lei sa, il suo destino è nelle mie mani, ma stia tranquilla, ho delle mani di ferro. Sono delle mani di burro, secondo me, altro che mani di ferro. Comunque, fratello, devi riuscire a fare più kill possibili. Io è da 12, cacchio, le ore che non mangio, qua c'ho un gran Crispy McBacon, qua stessa roba, e qua dei McNuggets, c'ho altri 3000 panini in giro per la casa, ma fidati che ho una fame incredibile, quindi potrei potenzialmente mangiarmeli tutti. Calmati, Best, una cosa ti voglio chiedere. Sai, è vero che ogni tanto fa bene non mangiare, quindi potresti farlo per altre ore, no? No, è stressante, ti giuro, non ho più energie, mi sento un morto vivente, non che prima fossi molto diverso, quindi ti prego, pusha immediatamente a costo della vita. Penso sinceramente che dopo il video della tomba questa sia la challenge più estrema che abbia mai fatto sul mio canale. Quindi mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi. Fratello, te lo dico, qua sopra è pieno di persone, non ci stavano distruggendo. Eccoli, sono sotto, attenzione perché sei uno contro due. Ce la puoi fare, vai, let's go. Let's go, signori, 30 secondi per noi per mangiare. Dimmi che fai fuori anche quello. Buona. Ah, finalmente, signor Best, può mangiare. Si, si goda qua quel panino. Pronto per i miei 60 secondi di gloria. Dopo 12 ore vi giuro che è la cosa più buona del mondo che abbia mai mangiato. Il problema è che non so come diamine parlare mentre mangio durante questo video. Parlerò io. Va bene, signor Best, una cosa però le devo dire. Mi dica. Ci sono altre miliardi di persone qua, io c'ho paura. Falle fuori tutte, non mi importa. Voglio altri secondi per mangiare questo cacchio di coso. Io non ce la farò mai a finirlo tutto perché è gigantesco, porca miseria. Signor Best, guardi cosa sta succedendo. È davanti. Ci sono persone, carro armati. Non ho dato, spara. Ma spacca tutto, il carro armato uccide tutti, fra. Ma devi fare una cosa. Uccidi quelli sul carro armato. Prendi il carro armato, fai fuori tutta la lobby, mi fai mangiare 350 panini. Fratello, ci sta un tizio. Da jetpack, è un bersaglio facile. Non è per nulla un bersaglio facile, anzi è più difficile perché scapperà un casino. Sì, let's go. Stava per scadere il minuto precedente, ma dobbiamo aggiungere altri secondi. Mangia di nuovo. Ma è abbastanza schifo vedermi che parlo così, però ne vale la pena. Beh, ti devo dire una cosa brutta. Hanno messo una taglia su di me. Non è un problema, trovi altre persone, li ammazzi, fai altre kill. Tanto devi traiardare tu, mica io. Certo, infatti tu tanto non devi giocare, il problema ovviamente sempre ma mio. Io mangio, qua sono beato nel paradiso. Sei tu che sei lì a tryhardare con l'asciugamanino. Dovremmo farle più spesso queste challenge, Ferro. Ah, comunque, Best, io sento mangiucchiare, ma i secondi sono finiti. Ci tengo a dirtelo perché qua non vale. No, 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 non sono finiti. Sono finiti, quindi in posa quel cavolo di panino che adesso vado a pushare altre persone. Porca di quella trona, ti prego, devi ammazzarne altri perché non possono mangiare ancora. C'ho una fame che voi non avete di a 12 ore senza mangiare, sono una tortura. Signor Best, no! Accinti davanti, zio. Ha un raccialazzi troppo forte. Fra, lo pusho questo o no? Sì, fratello. Oh, ma che domande sono, scusa. Fermo, fra. Ti prego, c'ho i McNuggets in mano. Uno morto. Te lo killo almeno. Let's go. Buona. Oh mio Dio. Vai così, fratello. Che possiamo fare? Comunque, fratello, no. No. Un altro. Ti prego. Let's go. Io non so cosa. Best, meno male che ti sei affidato a me. Io ho affidato la mia intera vita su questo ragazzo. Vi rendete conto? L'ho fatto bene. Ho fatto una scommessa giusta. Perché adesso però ci avrò un minuto e mezzo. Calmo, perché lì sotto ho appena tirato una C4 e non so come disinnescarla. Sei capace tu? Ti prego, non farti esplodere da solo, perché dopo ti faccio esplodere io. Ma nella vita reale. Comunque te lo dico, potrei farti anche mangiare troppo in questo video, quindi è meglio forse interromperlo prima che diventi tipo un'esplosione. Ma tranquillo che ovviamente lo interromperemo subito. Non hai idea di quanto mi sia pentito di averlo fatto. Attenzione sotto. No. Non morire, zio, ti giuro. È una coppia intera, perché lui giustamente è uno contro due, quindi la challenge si rende ancora più difficile. Sono mega forti, sono mongrel questi qua. Non hai idea. Sì, che ho idea, li sto fightando io, scusami. Tu non hai idea. Dai, ma che cavolo. Però, senti, meglio così. Così almeno stai fermo a mangiare, perché mi hai fatto fare una challenge orrenda, quindi godo. Direi di passare alla seconda sfida, perché sarà ancora più difficile e c'è la possibilità che rimarrò a bocca asciutta per il resto del video. Seconda sfida, Ferro. Questa volta davanti a te hai un pro player mega forte che ha vinto tantissimi tornei, e per ogni volta che riuscirai a killarlo avrò 60 secondi a disposizione per mangiare il più possibile. Pensi di farcela? Non lo so, perché questo qua sembra una bestia veramente. Ti dico solamente una cosa: è uno degli orgogli italiani che è andato alla World Cup, quindi non ce la farai mai. Ma scusa, non è mai andato nessuno alla World Cup di italiano. Fidate, lui ci è andato molto vicino. Comunque non lo so, ha fatto qualche torneo, gli ha vinti. Io guarda che io seguivo molto il competitive, quindi potrei conoscerlo. È abbastanza famoso, 100% lo conosce. Adesso c'è un account che non è il suo, giustamente, perché non possiamo farvi sapere chi ha indovinato. Qua sotto nei commenti, che nel prossimo video magari ve lo faccio sapere. Però attenzione perché... Oh!
Beh, ha fatto tutto da solo. Beh, è normale, cioè nel senso non vabbè, bestia, approfittane, mangiane, però, 30 secondi. Meno male, no, sai perché io stavo elogiando la sua potenza e poi mi ha fatto fare una figura un po' di merda. Comunque, adesso mangio. Io sono quello che ti deve far mangiare, quindi sei scommesso su di me. Ho affidato la mia vita nelle tue mani, fratello, non mi deludere. È troppo forte, fra. Allora, io ti giuro che mangiare mentre parlo, cioè, è una cosa praticamente impossibile. Quindi, sì, ragazzi, se mi vedete all'ospedale tra poco è perché mi sono ingozzato, ma non è un problema. Comunque, fra, guarda che me la sto cavando abbastanza bene, te lo dico. Ma sai qual è il problema? Che ho paura che tu farai talmente tanti chili durante sto video qua che io ingrasserò e diventerò tipo una balena. Ma in realtà sarebbe una cosa positiva, no? Mi piacerebbe. Oh! Attenzione! Il pro player mega potente. No! Quanta vita aveva, fra? Quanto ti manca da mangiare? Quanti secondi? Non lo so, 10 secondi in teoria. È un piccolo problema questo perché non penso di batterlo ancora, quindi. Non lo puoi fare, fratello, bevo in te. Non so parlare, sembro un cretino. Pensione 95 da parte del pro player. Cavolo di flick mi ha appena fatto, non lo sa neanche lui per me, te lo dico. Comunque sono finiti i secondi, quindi devo mettere giù il panino. Non posso più mangiare nulla, assolutamente. No way, aiuto, mi ha spaccato. Io credo solamente una cosa, che sicuramente Ferro almeno un altro round potrebbe vincere. Potrei anche non farlo. Ma... facciamo una cosa, facciamo un quarto round, così almeno posso mangiare un po' di più invece di morire, cioè, di fame. Quindi per favore, Ferro, stavolta fammi vincere. Te lo dico, prima l'ho sottovalutato, ma qua c'è bisogno di tryhardare un attimo. Mantieni alta la bandiera del team, fratello. Ok. Attenzione, hit da parte di Ferro. Danni importanti in questo momento. Te lo dico, ma sta giocando in modo strano. Mi fa paura questo player. Zio, sta andando in basso, te lo dico, sta andando in ritirata. Lo sento, tranquillo. Let's go. E si mangia per altri 60 secondi, signori. Detto ciò, questa challenge è abbastanza difficile. Direi di passare alla terza perché sarà ancora più complesso. Sfida finale, signori. Ferro si trova all'interno delle Zone Wars più tryhardone del mondo. Ci sono davvero dei player mega forti. E per ogni game che riesce a fare sono 30 secondi nelle quali io posso mangiare, quindi me ne approfitto subito, signori. Voglio panino per noi. Zio, te lo dico, io parlo poco. Devo tryhardare non tanto, troppo. Comunque ho già finito un intero Crispy McBacon. Mi manca solamente quell'altro, i nuggets. E ho degli altri panini che però mangerò più tardi, nel caso tu dovessi fare tipo 10 miliardi di kill. Cosa che non farai mai perché questa lobby è davvero troppo forte per te. Non solo i 20 secondi, ma anche i 3. Buona! Oh mio Dio, let's go! Un minuto intero. Vengo a casa, ti faccio una statua e la bacio fino a domani. Porto avanti il nome del team nostro, best. Un altro nemico davanti è Batman. Ma che cacchio di nome si danno questi su Fortnite? Attenzione, può chiedere. Madonna, che danno! Però mi hanno fatto una combo in due questi, non vale. Sei praticamente morto, cioè non c'è nessuna più speranza che tu riesca a fare un'altra kill. Se fai un'altra kill ti giuro che ti do 100 euro. Io ho uno di vita, questo bianco sopra, sì. Let's go! 100 euro per lui. Facciamo una cosa, 150 euro se vai fuori anche quell'altro. Zio! No! 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 Ma messo... No! No! Ma che... Zio, che 200 IQ mossa ha fatto sto tizio? Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale perché è davvero fondamentale. Siamo vicinissimi ai 100.000 iscritti e andate nel negozio oggetti per supportarmi sempre al massimo. E di inserire il codice BESTYT ogni 14 giorni. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram a BestBastardOfficial. E detto ciò, ci vediamo ad un prossimo video. Bella, regà.